canzone, sono più un emo, più indicazione. Non ricordo dove ho letto che forse i vostri cani non piace la techno. Farei i sogni dal cassetto, beh, qui la vita è ingiusta, i vostri sogni in un sacchetto, forse più corretto butta, quindi butta male. Voce del verbo sputtanare, per dedurre che si può ballare pure senza assumere o lavorare senza essere assunti. Io non giudico nessuno, mi fate un'idea se voi ti togli appunti. Ma mi spiegate perché ogni cosa che fate quando vi schierate si trasforma in una gara a squadre, basta un attimo. Fine del dibattito fra due tifoserie, e tanto le mie giunte sono lì. Tanti argomenti senza un'argomentazione, amore senza precauzione, fede senza imprecazione. Ma i cani sono meglio delle persone che dicono che i cani sono meglio delle persone. Le preghiere non funzionano, ma le persone si dite a me. Deve lasciarlo come fosse un altro impegno in agenda. Ehi, ma che Dio potesse. E c'ho un esame a fine mese, quindi manco vorrà lasci intorno al 30. Sai cosa mi spaventa? La gente si accontenta, la gente si addormenta. E si scordi qua qualcuno li stipendia, quindi fuggi come un tossico. Vola come una bestemmia e lascia che si insulti una vicenda. Nella volontà trasgressione c'è un sacco di conformismo. Di tutto quel disagio c'è un sacco di narcisismo. E senza offesa ma si sentissi male avere un pessimo rapporto col caso. Mia cara non c'è da niente col conformismo. Che fine ha fatto l'umorismo? Togliti il palo dal culo e lascia stare il catechismo. Io tanto non perfetto, no, non sono neanche battezzato. Se esiste pure peggio perché è evidente a cazzeggiare. Le preghiere non funzionano, ma la legge mi si dite a me. Le preghiere non funzionano, ma le legge mi si dite a me. Le preghiere non funzionano, ma le legge mi si dite a me. Le preghiere non funzionano, ma le legge mi si dite a me. L'analfabetismo è funzionale, nel senso che serve a chi comanda. Era Willy il Peyote con i cani. Andiamo ad ascoltare adesso Io non sono razzista, ma il pezzo che ha dato tanto, tanto, tanto successo. Come ti fai a sto giro, quali idioti proverete a mitizzare? Quale idea geniale provi a limitare? Da bambino ti hanno detto sei speciale, si vede non hai fatto militare. Si fa per scherzare se ti sei offeso e per gli schiaffi che non hai preso. Non riconosco la bandiera, non è il genio. A dare un buon esempio qualcun altro arriverà. Hai fatto il disco d'oro, lo zecchino. Sto pezzo sembra scritto da un bambino. Con ste barre trasforma l'acqua in vino. Mentre scrivi torrettoni come il capitano Cino. Povero Francesco, e non il papà DJ. Urli come tipe in Roma. Ci sei, Mayday, Mayday. Mentre salvano le banche. Prendo il conto delle morti sulle barche della notte bianca. Una canzone intelligente che mi ha congelato. Io sono rinunciato. L'Italia è una repubblica fondata sul lavoro, governata da persone che non hanno mai lavorato. Chiedo scusa, forse esagerato, ma io non prendo ordini come un soldato. E sei disoccupato, sei troppo qualificato, ma volendo fai ministro senza laurea, la gente fa la bacara. A proposito di gente che fa la bambera e di lavoro, quante volte avete sentito la frase ci rubano il lavoro, come un mantra? Questa è dedicata a chi dice ci rubano il lavoro. E anche a un nostro amico che si chiama Maurizio. Mi piace guidare nei giorni di pioggia, vado come l'incanto, mi piace più stato a un pezzo che sto ascoltando. Mi piace guidare nei giorni di pioggia, vado come l'incanto, mi piace più stato a un pezzo che sto ascoltando. It's a birthday. Tu vuoi andare via, sì, vuoi andare in un posto qualsiasi. Milioni di chilometri, miliardi, di quanti come metto dai fidati. C'è forse più
se io sono si sa male o si sa ma non lo sa. Fate i soci di qualcuno, la Pietusa è un villaggio turistico. I cinesi si stanno colonizzando e ogni mafia organizzando un attentato terroristico. Fate i soci di qualcuno, i migranti vengono tutti in Italia. Qui da noi non c'è più un futuro, guardo i laureati emigrati in Australia. È troppo facile dire questi ci rubano il lavoro, devono restare a casa loro. Poi se guardi nelle strade della mia città ci sono solo che papà e compro oro, ma pensa, se sei uno che non sa bene la lingua e non ha nessuna conoscenza, dice a volte di lavoro con questa facilità ti servirebbe un esame di coscienza, parliamo di accoglienza, integrazione, l'immigrazione, la prima versione in televisione, non è tutta se novità, penso a tutto, ma arrivati in Argentina col Marco, e se qui da noi non facciamo le mosche, e loro lo fanno le chiese, l'Italia gli italiani, si chiudono di normale, se non sbaglio, ma è la cinese. Gli dice io sono un artista, ma è un artista, ma non lo sa. Gli dice io sono un artista, ma è un artista, ma non lo sa. Gli dice io sono un artista, ma è un artista, ma non lo sa. Gli dice io sono un artista, ma è un artista, ma non lo sa. Parla di equità, ce ne fosse la metà saremmo già tra un pezzo in fuga in mare aperto. E parla di onestà, ce ne fosse la metà sareste già tra un pezzo prossimi alla trasfusione.